Ok. Pronto? Bitcoin. Se ne parla così tanto, eppure, spesso, così male. Lo avrete sicuramente sentito alla TV, alla radio, sui giornali. E il Bitcoin, la moneta... Bitcoin, che è gestita da... Bitcoin, hanno avuto... Si parla spesso dell'asset Bitcoin, dei numeri, di soldi, ma non si parla mai delle persone. Vi farò conoscere Bitcoin proprio attraverso i Bitcoin. Studenti, imprenditori, avvocati, cuochi, persone comuni che hanno studiato e approfondito il protocollo e ora sono Bitcoiners. Una cosa che posso dire è che serve Bitcoin, diciamo, io oggi posso capire che è una scelta. Ognuno fa la sua parte e ognuno ha avuto le sue difficoltà. Un po' più indietro con la tecnologia. Tutti però sono concordi su una cosa. Cioè, il futuro sarà su questa moneta digitale. Non importa quando abbiano incontrato Bitcoin per la prima volta. Io ho conosciuto Bitcoin nel 2012. Parliamo degli anni 2011-2012. Dal 2017. Per ognuno il percorso è stato diverso. Io conosco Bitcoin da quando avevo 13 anni. E, essendo io nato con la tastiera in mano, sono sempre stato un po' un nerd. Ma tutti crediamo in una società migliore, più giusta e ben diversa da quella attuale. In una società completamente indebitata, chi controlla il debito controlla tutto. Bitcoin è una rivoluzione non violenta che non obbliga nessuno. Avrà successo perché diventerà indispensabile. Bitcoin conquista una persona dopo l'altra in maniera molto silenziosa. Quindi Bitcoin, con questa strategia individuale, persona per persona, disinnesca l'incentivo del politico ad andare in guerra contro Bitcoin. Quindi se deve esserci della violenza o della guerra, questa avverrà tra gli individui, tra gli stati, per questioni di interesse. Cominceremo dalle basi, dalla storia e dalla filosofia. E in questo viaggio capiremo perché c'è stata la necessità di una nuova moneta. Nei tempi che si sono presentati è cominciato ad emergere anche qualche timore. Bitcoin mi ha offerto anche un'opportunità di maggiore conoscenza del campo. Come è stato possibile crearla e perché è una tecnologia che è qui per restare. Tutte le creazioni dell'uomo sono destinate a fallire, nessuna azienda dura secoli. Bitcoin durerà millenni. Così come durerà millenni internet. Io sono Ale di Orange Way, questo è l'Arancione Studios ed è proprio da qui che vi accompagnerò e vi guiderò attraverso un po' tutta l'Italia per raccontarvi tutte queste storie incredibili di Bitcoiner, appunto dai background più disparati, che hanno deciso di studiare questo protocollo, di abbracciarne la visione, di condividerne la visione e ora stanno attivamente facendo qualcosa per portare un po' di innovazione, per creare comunità e insomma creare tantissime nuove iniziative che secondo me vale la pena raccontare. Alcuni di loro li avrete già sentiti ai microfoni dell'Arancione Podcast. Altri invece sono completamente nuovi, sono voci mai sentite prima, sono quelle magari che non hanno molto spazio nell'ambiente che può essere Twitter o che può essere quello online e che quindi appunto sono poco udite, ma la cui testimonianza è ugualmente importante e preziosa. Se il video, se questo breve trailer ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace, iscriverti al canale che è sempre super gratuito. Per questo video è tutto, io ti saluto, Ale di Orange Way, e non vedo l'ora di raccontarvi veramente tantissime testimonianze di persone incredibili. A presto.